Guardate qui su carissimi ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video e in questa nuova serie incredibile. Quasi ad agosto comincia una nuova miniserie di 5 episodi, ve lo dico già, che ci accompagneranno, spero, per ogni lunedì di agosto praticamente. Quindi per i prossimi 5 lunedì, anzi 4 dopo questo, sappiate che ci sarà un appuntamento del genere. Il nome della serie non l'ho ancora deciso, ma spero sia figo, che vi abbia attirato ad aprire questo video. Cosa consiste questa serie? Praticamente vi farò vedere delle clip, delle sfide in cui io in palestra andrò a fare 10 tiri da diverse posizioni. A seconda di quanti ne segnerò, sceglierò una squadra nel Gioca Ora online e andremo a giocarci due partite d'episodio. Se le vinciamo tutti e due abbiamo un bonus per l'episodio dopo, che non sono ancora sicuro di quale sia, vedremo nel prossimo episodio. Intanto dobbiamo vincere due partite, che non è proprio semplicissimo. Ora andiamo con la prima sfida di oggi, ovvero 10 tiri liberi, signori. Let's go. Nope. Ok, allora, come avete visto, abbiamo fatto 8 su 10, quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere qui, ci sono 5 livelli di squadre, quindi ogni livello equivale a 2 su 10, no? Quindi tra 0 e 2, 5, 4, 6, 8, 10, no? Dal livello 5 al livello 1. Abbiamo fatto 8 su 10, quindi andremo a prenderci una squadra di livello 2. Quindi abbiamo i Jazz, i Celtics, i Raptors, i Bucks, i Pacers e gli Oklahoma City Thunder da scegliere. Delle squadre oneste, buone, in cui, tra cui penso che andrò a scegliere gli Utah Jazz, ve lo dico, col nostro Gobertone come nel MyGM. Quanto sono belle queste cose che... Guarda, andiamo a sfidare i Sixers, ma quanto sono belle queste cose che ti spiegano tutte. Commette pochi falli, bellissimo. Adesso i punti deboli, no, le analisi di tiro, sono veramente fighe queste cose qua. Eccoci qua, signori, palla 2 nella casa del Trust the Process, Joel Embiid, larga pochino proprio, ma poco pochino proprio. Ok, che visuale lontanissima. Subito ho già fatto fallo? Ah, ok, 3 secondi ho fatto fallo, bene. Primi punti della serie, ragazzi, che potrebbero arrivare i tiri liberi con il lag, non è facile, cioè sto premendo... Oh, no, ci sono... No, fermi, no. 4 secondi di lag non ci possono essere, Cos'è sta roba? No, dai, raga, oh, ma che cos'è? Madonna santa, aiutalo. Bravo Gobert, anche qua mi fai orgoglioso di te. Guarda che contropiede, bellissimo. Andiamo ad appoggiare i primi due, finalmente. Sarà un casino giocare con questo lag, non so perché, perché fino adesso non faceva ste storie. Bravi, che difesa. Oh, raga, non abbiamo ancora preso canestro. Ovviamente, avendo giocato poche partite online, stiamo giocando con gente teoricamente molto più scarsa di noi. Bellissima finta, bravo Gordonino Hayward. 6-0, quindi in teoria i primi episodi dovrebbero essere facilitati, in quanto non ho mai giocato nelle leghe basse, trova gente più scarsa. Però non è detto, cioè nel senso, non è assolutamente detto. Oh là, la connessione si è un po' aggiustata. 8-0, signori, non si sbaglia qua. Bravo Rodnino, un altro dei nostri cari ragazzi del MyGM, dentro così 14-2, lo stiamo massacrando, ragazzi, massacrando questi Utah Jazz, sempre una buona scelta. Adesso, stavo pensando tra l'altro, sono indeciso se nella seconda partita cambiare squadra, sempre a livello 2 per via dei tiri liberi, o tenere la stessa. Qui sono un po' indeciso, non so bene che fare, sinceramente. Vai che abbiamo l'ultima azione. A chi la diamo? Chi ho? Non so neanche chi ho in casa. Oddio, mancano 3 secondi. Fai tirare Bolt, che è un buon tiratore, sulla sirena. Vabbè, un attimo ho preso il panico, non avevo idea di chi avevo in campo. 16-4, massacrato, direi massacrato nel primo quarto. 4 punti sono veramente pochi. Si parte col secondo quarto. C'è Boris D.O. Sheldon Mac, adesso ne riconosco un pochi. Allora, se tu vai in giro io ti batterei così, però calma. No, non era il play, Sheldon Mac, mannaggia a me. Subito brutti possessi anche qua. Ci sta provando a rientrare sul meno 11. Ho buttato via già una palla di sua rimessa e stavo rischiando di nuovo adesso come i veri cretini. Allora, vediamo chi difende con la palla. Allora, Joe Johnson, va bene. Allora, attacchiamo lui. Guarda, no, mannaggia, dovete passarla a chi dico io.
A chi dico io, non quello che volete voi, bel taglio. Bravi, 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 bravi lo stesso. Ultima azione del secondo quarto, ragazzi. Abbiamo la possibilità con la panchina in campo di andare sul più 20 con una tripla. Sì, so che c'era la schiacciata lì. C'è ancora la schiacciata lì. Adesso mi pare che stia impazzendo il ragazzo. Cerchiamo di tenere la calma. Andiamo in vantaggio, vinciamo sta partita. Se lo facciamo quittare anche meglio, che risparmiamo un po' di tempo, che ci sta sempre. Adesso cerchiamo di fare un pick and roll. Dopo tutto sto casino sono in ritardo sulla tabella di marcia. Anzi no, alziamo bella lì. Per Gobert quasi. Guarda che ne viene fuori un canestro. Mamma mia che roba brutta stavo per fare. Si riparte col secondo tempo, ragazzi. Sempre palle in mano noi. 33 a 16 il punteggio. Proviamo a chiamarci anche pure uno schema, dai. Tanto così per vedere come va. Va male, campo. Ok, vabbè, non li chiamo più ste zanzare che mi volano davanti. Mannaggia voi. Vai, vai, no, so che lo sfonda, maledetto. Oh, l'ho premuto 5 secondi fa quella X, incredibile. Tra le animazioni e l'online è veramente una cosa ingestibile sto 2K, bravo, bel errore, bravo, bravo. Dai, tornami sto contropiede che me lo dovevi già prima, mannaggia te. Vorrei schiacciare in faccia, Giorgil, bravo così. No proprio, no proprio, ok, D.O. da non so dove ha preso il rimbalzo e ne appoggia due. Non so come, quasi più 20 ancora. Tiella da bravo, ultima azione del terzo quarto. Cerchiamo di fare un po' meno schifo, abbiamo anche un po' di titolari. Vorrei giocarmi un pick and roll con Hayward per vedere come va, cosa ne viene fuori, se riusciamo a farlo tagliare. Assolutamente no, non avevo dubbi, subiamo fallo intanto. Questa sì che è la vera ultima azione. Allora, ci fa difendere dal computer, questa è sempre una buona idea in realtà, perché lo battiamo con tutto dietro la spina, dentro con la moto. Bellissimo bordolino Hayward. Più 19, finisce così il terzo quarto, però quitti, ma questo non quitta. Partito il quarto quarto, palla agli avversari, signori. Speriamo di dare, ok, bravo, io spero di dare un bel parziale così se ne va il nostro amico. Ali, up, schiaccia, Favors, ho capito che sei vecchio e rantolante, ma schiaccia, dai. Mamma mia, Ingles, guarda. Aiso Joe Ingles, una gara di corsa, che tristezza. Da prendere Aiso Joe che per farsi due punti in più si taglierebbe forse anche una mano ogni tanto. Qui prova addirittura la recuperata 5-5-2-9. Direi che siamo bellamente in controllo di questa partita e ci portiamo a casa la prima vittoria in questa serie. Devo decidere bene quale è il bonus per le due vittorie su due, perché altrimenti, oddio, che palla stavo rischiando di dare. Ok, finisce così, allora 5-9-3-1, vinciamo la prima partita, ci portiamo a casa la prima vittoria nella serie, adesso via con la seconda. Eccoci qua, signori, pronti per la seconda partita. Questa volta noi prendiamo le VCD Minnesota, no, dei Minnesota niente, dei Milwaukee Bucks, sì, scusatemi, già fatto casino. Intanto qui dormita e schiacciata di Turnmaker. Tanti baggoni, pochi tiratori ma tanti baggoni in questa squadra. Troviamo come avversario, madonna non so parlare, i San Antonio Spurs con Penny Mills in cambio di regia al posto di Tony Parker, giustamente, perché effettivamente è più forte. Qui Pau Gasol spara una tripla, il Greek Freak prende il rimbalzo, si può partire perché con il Greek Freak si deve partire cost to cost, signori. Cost to cost e Greek Freak, subito 4-0 e ci casiamo anche questa partita, dagli è così. Qua l'ha presa proprio in testa l'uomo. L'hai presa proprio in testa. Vabbè, va bene, no, non ci preoccupiamo. Qui c'è 5, ha già smesso di giocare. Allora io la do a Middleton, For free! Middleton, caldissimo! 18-5, let's go! Ultima azione del primo quarto, ragazzi. Vediamo se la spreca andando a canestro con Deadmon. Sì, noi poi facciamo anche fallo, anzi, il computer fa fallo. Intanto avremo noi l'ultima azione, allora. Eccoci qua, allora, ultimi 10 secondi del primo quarto. Vorrei un bel pick and pop con Jabarino Parker, che ci ha dimostrato già prima di saperlo fare. In realtà, se metti un po' andare dentro, che vada, potevo passarla, in realtà. 3-8, chi se ne frega in realtà. Si parte col secondo quarto, vantaggio tutto, del tutto confortevole in questo primo quarto. Abbiamo di nuovo il Greek Freak, la nostra sicurezza in campo. Kyle Leonard si butta dentro, sbaglia ancora una volta. Dalla subito a Giannino, che si può lanciare in contropiede se ti fermi, così sei spacciato, amico mio. Ecco che sono tornati in singola cifra di svantaggio gli Spurs, sono un bel parziale in questo secondo quarto, qui non difendono. Allora Matthew può buttarsi dentro, viene stoppato regolarmente, ma fischiato fallo, quindi... Bene così, andiamo agli United per ritornare in vantaggio di doppia cifra. Eravamo quasi sui più 20, poi ci siamo un po' addormentati. Vai, bravo Brogdon, rookie dell'anno. Parti con sto transizione. Così, ok, arrivi, arrivi. Sapevo che arrivavi, buttati dentro. Bravissimo, in due anni. Brogdon matricola dell'anno. Cioè, raga, vabbè, sto anno è successo veramente di tutto e di più. Meritato, per l'amor di Dio. Ma Michael Brogdon, matricola dell'anno. Intanto ritorniamo subito, è stato giusto un momento di scorramento quel meno 9, subito di nuovo più 16, 36-20. Abbiamo l'ultima azione del primo tempo, signori, siamo sopra di 16, giochiamocela bene, figurati se vengo lì a prendere sfondamento, ciccio, dai, per l'amor di Dio, su.
Vabbè, questo non difende. Cioè, sono andato dall'unica parte in cui era incredibile. Di nuovo, incredibile, incredibile, incredibile. Ok, appena mollato il computer ci siamo buttati dentro, abbiamo sbagliato. Ho fatto veramente la peggior azione possibile immaginabile. Si riparte immediatamente col secondo tempo. Più 16, palla in mano ai nero argento. Vediamo cosa possiamo fare. Sicuramente dobbiamo vincere e magari cercare anche di allungare questo vantaggio. Non ti ferma nessuno. Vai così, 22 punti di vantaggio. E anche caldino sotto le chiappe, il buon attento Kumpo. Vai Giannino, dalla al tuo compagno Giabarino. Giannino per Giabarino, fa più 28. E dai, quitta la sta partita, su basta, dai, t'ho distrutto, su. Ultima azione, terzo quarto ragazzi, siamo sopra di 22, abbiamo ancora palla in mano a Giannino che ha fatto un terzo quarto veramente, veramente mostruoso. Qui proviamo ad andare dentro, non ci riusciamo neanche questa volta, allora... Via di post basso, fin sotto, poi giro e tiro. No, perché è schiacciata? Dio, boh, guarda dove aveva schiacciato. Io volevo fare il tiretto cadendo. Vabbè, non riesco a finire un quarto come si deve. Meno male che siamo sopra di 20. Via di ultimo quarto, signori. Quarto quarto che sinceramente non ha niente da dire. Facciamo la stessa cosa di prima. Proviamo a vedere cosa mi dicono gli schemi. Anche se c'è Middleton già da solo, sinceramente fanculo gli schemi. Luce verde per Middleton. Più 25. Dai, dai, che schemi, via dare. Bravi, mamma mia, Thornmaker, stop, anche Kawhi Leonard. Via così, guarda che te l'alzo, guarda che arriva Giannino. Altra connection tra Jabari Parker e Gianni Antetokounmpo. Che figata di Alphabet. Più 25, direi finita anche questa. Ci portiamo a casa le prime due vittorie in questa serie. Bene così, abbiamo già il jolly da poter giocare. Qui, pallavolo, dai. Finisce qua ragazzi con l'ultimo rimbalzo di Giannis che se ne va con 28, 5 rimbalzi, 4 assist, vinciamo di non so neanche quanti, trofeo guadagnato, non so perché, dovremmo aver fatto la promozione nella Lega, così la prossima settimana magari giochiamo con qualcuno di un po' più competitivo, abbiamo vinto quasi di 20. Adesso voglio che mi lasciate nei commenti un bel appunto commento per dirmi quale potrebbe essere il bonus nel vincere le due partite per il prossimo episodio. Per esempio andremo a tirare invece che tiri liberi da 3, vedremo quante ne faremo, vedremo quale squadra sceglieremo. Ormai credo che l'avete capito l'andazzo della serie. Ci saranno 5 episodi, lasciate un bel mi piace, subito carichi con il mi piace per avere un nuovo video la prossima settimana. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, i miei social sono in descrizione e ci rivediamo domani con un nuovo video.